cavalli hanno superato anche la seconda curva. Datteronara ha trottato già i 2000 metri da 19,4, ma c'è un gran volo nelle posizioni centrali ed è ovviamente opera del favorito della corsa Alexis Truat, che adesso è in terza ruota all'esterno di Stangaro e allo Manetò, ma che Olivo continua a sollecitare. Alexi è già in quinta posizione al gomito della terza curva e dimostra di essere quel grande cavallo che le prove di Francia ci avevano fatto conoscere. Sempre in testa comunque Datteronar, mentre mancano 1100 metri al traguardo, e Alexis Truat è portato in fuori da Amiot, che è un passo falso di Alexis Truat, che Amiot con Jean-René Goujon ha tenuto in fuori. Datteronar, Amiot, ancora Watson, ex Ruselier, Alexis, Stangaro, viene fortissimo a Tara all'esterno di Alo Manetò, poi ancora Vadim e gli altri staccati, mentre i cavalli sono sulla penultima dirittura. Mancano 600 metri, Datteronar è ancora in testa, avendo all'esterno Amiot che forza i tempi, quindi Watson e Alexis Truat, Stangaro che sta venendo su molto bene e butta in fuori Alo Manetò, Amiot è in testa, è in cedimento netto Datteronar, il solo Watson con Stangaro è in mezzo a quattro francesi, Amiot, Alexis Truat, Watson, Stangaro, Alo Manetò in un finale meraviglioso. Mancano 180 metri, è richiesto Amiot, viene attaccato da Watson, Valdena anche per linea interna, rompe Amiot, vince Watson davanti a Alo Manetò, rompe anche Stangaro, terzo probabilmente Amiot, Valdena, poi Vadim, Datteronar, Alexis Truat, enorme Eglon, Sellasia, Attar e ex Ruselier.